Bentrovati con Schermi e Schermi, appuntamento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala ma anche sulle piattaforme, con un occhio sempre alle serie TV. Puntata ricca di cinema questa settimana. Partiamo con un titolo molto forte che è al vertice del box office in Italia, negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Parliamo di The Batman per la regia di Matt Reeves. La Warner Bros. Ha scommesso nuovamente sull'eroe, sul giustiziere mascherato uscito dalla DC Comics nel 1939. Batman è stato più volte portato sullo schermo tra cinema e televisione, ma anche in chiave animata nel corso dei vari decenni. Si ricorda in particolar modo per il cinema la versione iniziale di Tim Burton, ma anche la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Ora, a distanza di tempo, la Warner Bros. Ha deciso di rilanciare il prodotto, però con una linea di fatto del tutto nuova. Ha affidato il progetto al regista Matt Reeves, che molti ricordano per Il pianeta delle scimmie, e insieme allo sceneggiatore Peter Craig hanno sviluppato appunto The Batman. The Batman ci conduce in una Gotham City molto fosca, inquietante, uno spettro, una società, una metafora anche dei nostri giorni, di una democrazia capovolta, totalmente allo sbando, profondamente segnata da anarchia, violenza e oppressione. In questo contesto sociale Bruce Wayne, il milionario Bruce Wayne, ha sulle spalle un'eredità molto pesante del proprio genitore, una compagnia, appunto Wayne Company, della quale però finge di non interessarsi. Un Bruce Wayne trentenne che abita soprattutto la notte con la maschera di Batman, una notte dove si aggira come giustiziere, ma soprattutto animato da una forte, vibrante, fosca vendetta. Tra i vari villain che troviamo in campo c'è anzitutto l'enigmista interpretato da Paul Dano o il pinguino interpretato da Colin Farrell. Cosa ci piace e cosa riteniamo più fragile di questo Batman? Ci piace anzitutto che il regista Matt Reeves si sia ispirato un po' da un lato alla riuscita trilogia di Christopher Nolan, appunto quella del Cavaliere Oscuro, e dall'altro anche al guadagno del Joker di Todd Phillips, ovvero racconti che riprendono la cornice appunto del fumetto, del fantasy, ma la declinano in chiave iperrealistica, profondamente sociale. All'interno di questa cornice lui tratteggia il suo Batman. Inoltre è un eroe quasi fragile, che cerca la sua via per trovare il proprio riscatto come persona e appunto come giustiziere, come eroe. Bruce Wayne è pieno di sensi di colpa, di fragilità, è divorato appunto da una rabbia che però in ultimo trasforma, è qui il guadagno, la cosa più bella del film, il passaggio dalla vendetta alla speranza. Il film, forse il punto debole è la durata, perché dura quasi 3 ore e ci mette anche in una vertigine davvero fosca e disturbante ai limiti del film horror. In ultimo ci regala un bagno di luce, un bagno di speranza, dove il nostro eroe comprende che la vendetta non conduce da nessuna parte e che ha bisogno di disinnescarla e lasciar trapelare la speranza. Un eroe che salva se stesso e salva così anche il prossimo. Ricordiamo che The Batman è nei cinema italiani dall'inizio del mese di marzo, distribuito dalla Warner Bros. Bruce Wayne? Mi scusi? Non la disturberei qui, ma continuano a ripetermi che non è disponibile. Lei potrebbe fare di più per questa città. La sua è stata una famiglia di filantropi, ma a quanto ne so, lei non fa nulla. L'enigmista chiede di te. Il killer l'ha lasciato per Batman. Perché scrive a lei? Sei venuto. Ho cercato di raggiungerti. L'ultimo enigma è tutto sui Wayne. Se non lo affrontiamo noi, non lo farà nessuno.
Hai tanti gatti. Ho un debole per i randagi. Il pipistrello e la gatta. Suona bene. Una nuova amica? Non ne sono sicuro. Sono qui per smascherare questo letamaio che chiamiamo città. Ne fai parte anche tu? Mani in alto! Sta fermo! Come ne faccio parte? Oh, io pensavo fossi molto più sveglio. Bruce Wayne. Per tutti questi anni mi hai mentito, Alfred. Tutti abbiamo cicatrici, Bruce. È sempre un Wayne. Lui è coinvolto? No, lui no. E tu che ne sai? È un vigilante! Chi sei tu qui sotto? Cosa nascondi? Selina, non gettare via la tua vita. Tranquillo, tesoro. Ne ho 9. Può essere crudele, poetica o cieca. Ma quando è negata, violenza a volte reca. Giustizia. La risposta è giustizia. Avanti, vendetta. Mettiamoci nei guai. Secondo titolo questa settimana è sempre un film che troviamo nelle sale italiane dal 10 marzo. Parliamo di Parigi tutto in una notte di Catherine Corsini, distribuito da Academy 2. Il film, il cui titolo originale è La Fracture, è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, al 74esimo Festival di Cannes. È un dramma sociale leggermente mitigato da lampi di umorismo frizzante. In realtà il film si pone chiaramente lungo il sentiero del cinema di impegno civile che possiamo ricondurre allo sguardo del britannico Ken Loach oppure dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne. Parigi tutto in una notte, che cosa ci racconta? Ci racconta appunto una notte vissuta al pronto soccorso di Parigi. Lì la nostra protagonista è Raff, interpretata dall'attrice italo-francese Valeria Bruni Tedeschi, che si trova a causa di una caduta per strada a doversi far curare, ingessare al gomito. Si reca in pronto soccorso e lì chiaramente si trova davanti un'umanità totalmente dispersa, fragile, abbandonata, quello che purtroppo è lo scenario che spesso si presenta nei pronto soccorsi delle grandi città. Solamente che quella è una notte particolare, perché a Parigi infiamma una manifestazione dei gilet gialli, un movimento di protesta, appunto, e rivendicazione per le disuguaglianze e la crisi economica nella società. Così da un lato nel pronto soccorso giungono i feriti radunati durante la manifestazione e soprattutto lo scontro con le forze della polizia, come pure i poliziotti ugualmente colpiti e feriti nello scontro appunto con i manifestanti. Catherine Corsini è molto brava nel comporre questo quadro umano, questo quadro sociale, guardando soprattutto alla comunità più fragile, quella che ha rischio povertà se già non si trova nella povertà. E lì non fa, giustamente, infatti il punto di forza è proprio questo, non fa differenze con nessuno, non c'è differenza nella borghese Raff, nel trasportatore, le figure di accesa protesta, Ian, come pure l'infermiera che si prende cura con fare molto materno di tutti. Lì tutti sono feriti, tutti sono ugualmente schiacciati dal peso di una crisi bruciante, ugualmente anche le forze dell'ordine, la forza di polizia. Sono tutti sconfitti in una società che tende soprattutto a prevaricare, a imporsi sui più deboli e non accorgersi dei delitti. Una società occidentale che va perdendo i valori del suo sistema sociale e della base della propria democrazia.
ripeto, all'interno di questa fotografia di denuncia sociale, dei piccoli lampi di umorismo ricondotti proprio all'interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi. Non tutto condividiamo appunto dell'impianto narrativo del film, ma certamente da lodare Catherine Corsini per averci regalato questa fotografia appunto di denuncia, di potente denuncia della realtà odierna. Ricordiamo Parigi tutto in una notte, disponibile dal 10 marzo per Academy 2. Il film è indicato per un pubblico di soli adulti. Come cavolo fai a dormire così bene? Smettila. Hai letto il mio messaggio? Quello delle 5.42, 5.46 o 5.48? Ho bisogno di parlare. Facciamo pace? No. Pensi non ci sia più niente da salvare tra noi? Ho paura che mi ricoverino. Non ti agitare. No, non è possibile. Troveremo delle soluzioni. Assumi un'infermiera a domicilio e qualcuno ti farà le pulizie. Ah, d'accordo, come se fossi mia nonna. Si può alzare il volume? No, non possiamo, signore. Sta per parlare Macron, vorrei sentire. Senta, non può obbligarci ad ascoltare Macron. Alla sua età non sa più per che cosa si batte, è patetico questo. La mia età cosa? Ma io ora la smetta! Ammazza! Anche lei è nella merda. Sì, sono nella merda. Il mio gomito è esploso, non posso più lavorare e la mia compagna mi ha lasciata. Avete letti disponibili perché iniziamo ad essere sommersi? Sinceramente la ammiro. È gentile, ma sa, credo che lascerò presto questo lavoro. Siamo un po' stanchi di dare il massimo sempre, tutto il tempo e sentire che non ci rispettano. Terza proposta è un film che troviamo in sala dalla metà del mese di marzo e che è uno dei protagonisti dell'imminente notte degli Oscar che si terrà a Los Angeles la notte tra domenica e lunedì tra il 27 e 28 marzo 2022. Parliamo di Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, un film che in verità abbiamo già menzionato qui a Schermi Schermi, però ci teniamo a valorizzare. Paul Thomas Anderson è un regista americano davvero importante, tra i suoi titoli ricordiamo Magnolia, The Master, ma anche Il Petroliere o l'ultimo Il Fino Nascosto, The Phantom Thread. Con Licorice Pizza ci racconta un'America degli anni 70, esattamente è ambientato nella grande periferia di Los Angeles del 1973 e ci racconta l'epopea del sogno americano attraverso la storia d'amore a tratti impossibile tra il sedicenne Gary Valentine e l'appena diciottenne, la ventenne Alana Kane. Una storia che abbiamo definito noi una sorta di tempo delle mele all'americana, ma molto rock. Il film prende il titolo appunto da una catena di dischi americani del tempo, c'è una stupenda colonna sonora a cui ha collaborato anche Johnny Greenwood dei Radiohead. E il film perché ci piace? Perché lo consigliamo? Perché anzitutto è una fotografia dell'America degli anni 70 con tutte le sue contraddizioni, cortocircuiti, ma anche la crisi petrolifera, la politica del tempo, ma soprattutto il sogno americano, il mito di Hollywood, i grandi abbagli e la voglia della gioventù del tempo di provare a mettere in moto in qualsiasi modo l'ascensore sociale. Vediamo questi due giovani, appunto Gary Valentine e Alana Kane, incontrarsi, diventare amici, forse innamorarsi, un rincorrersi continuamente e attraverso di loro scopriamo veramente tutte le sfumature dell'amicizia e dell'amore. Un film profondamente sognante, arioso, che in tempi forse così difficili come quelli che stiamo vivendo può soltanto essere che veramente un bel consiglio per in cerca di intelligente evasione. Poi il film merita di essere visto perché Paul Thomas Anderson è davvero un geniale regista statunitense contemporaneo, capace appunto di saper guidare la macchina da presa con grande stile, brio, ricercatezza ma anche poesia. Quindi è per questo che vogliamo ricordarvi l'uscita di Licorice Pizza da metà di marzo nelle sale con Eagle Pictures. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. Ho incontrato la ragazza che sposerò. Come hai fatto a diventare un attore così bravo? Sono uno showman, è il mio destino.
Sai chi sono io? Sì. Sai chi è la mia fidanzata? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sir. Sand. Dai, ascoltami, devi dire Sand. Capito? Barbara Streisand. No, come Streisand. Sand. È stato il destino a farci incontrare e a portarci fino a questo punto. Tu non sei il mio regista. Non pensi sia strano che io stia sempre con Gary e i suoi amici? Io non ti dimenticherò. E tu non dimenticherai me. Motore A. Motore B. Jack. Azione. Sto arrivando, Nancy! E sempre parlando di Oscar, veniamo al quarto titolo di questa puntata, che è Tick Tick Boom, musical diretto da Lin-Manuel Miranda. Il film corre per gli Academy Awards per due statuette, una molto importante, ovvero il ruolo di attore protagonista di Andrew Garfield. Tick Tick Boom è un film uscito sulla piattaforma Netflix lo scorso dicembre 2021 e torniamo ora a parlarne in vista degli Oscar cercando di capire i punti di valore di quest'opera. Anzitutto è un musical che costituisce l'esordio appunto per Lin-Manuel Miranda, che è un acclamato interprete, sceneggiatore, produttore e regista teatrale. Molti lo ricordano per il successo di Hamilton, che ha fatto man bassa ai Tony Award, ma anche come compositore. Pensate che Lin-Manuel Miranda ha composto i brani dell'ultimo film animato della Disney, Encanto. Con Tick Tick Boom, Lin-Manuel Miranda ci porta appunto nel mondo del musical, raccontando uno dei suoi grandi creatori. Parliamo di Jonathan Larson, autore del musical Rent, che purtroppo è scomparso nella metà degli anni 90. Lin-Manuel Miranda decide di raccontare la sua vita, la sua storia, soprattutto un tratto particolare, non la creazione di Rent, ma bensì la lunga gavetta che ha dovuto affrontare Jonathan Larson per arrivare al successo. Un successo purtroppo di cui non ha potuto beneficiare appieno perché è scomparso prematuramente. Così Lin-Manuel Miranda con Tick Tick Boom ci porta nella New York degli anni Ottanta, da un lato la spinta al successo, questo fermento economico, produttivo che invade la città, ma al tempo stesso le pieghe problematiche della società americana del tempo, l'esplosione del virus dell'HIV. Interprete del film, l'abbiamo detto, è Andrew Garfield, che con questo titolo conquista una nomination all'Oscar e si distingue davvero per grande versatilità, perché non solo mette in scena delle sfumature drammatiche, diciamo di tutto rispetto, di grande intensità, ma rivela anche delle doti interpretative e canore in chiave musical sorprendenti. Il film è consigliato per un pubblico adulto e un pubblico soprattutto appassionato di musical, che però rivela anche un interessante sguardo sociale sull'America del tempo e su quelle che erano appunto le sue fratture. Ricordiamo che Tick Tick Boom è disponibile sulla piattaforma Netflix. Buongiorno, salve, benvenuti. Sono Jonathan Larson. Ho 29 anni e lavoro al Moon Dance Diner. Il conto. Un secondo. Prendiamo prenotazioni? No, non prendiamo, siamo una tavola calda. Ho anche un musical rock originale. Ciao, piccolo genio. E ho passato gli ultimi 8 anni della mia vita a scriverlo. Lui se ne va, diventerà ricco e famoso. E a riscriverlo. L'hai trovata allora? Oh, ci sono molto vicino. E a riscriverlo. Posso sentirla? Da un momento all'altro. 8 anni in realtà. E il tempo continua il suo ticchettino. Tic, tic.
devi chiederti se ti stai lasciando guidare dalla paura o dall'amore. Paura! Al 100% paura! Non capisco cosa sia questo spettacolo. Why do we play with fire? E se il workshop finisce e non cambia niente? Che cosa fai, Jonathan? Forse sto perdendo il mio tempo. Lo sai quanti Jonathan Larson ci sono? Uno. Why should we blaze a trail? Non c'è abbastanza tempo. Sono andato al funerale di 3 amici l'anno scorso. E nessuno fa abbastanza. Io non faccio abbastanza. Prova a scrivere di quello che conosci. What does it take to wake up a generation? Sarebbe una tragedia rinunciare a quello che hai. Take off and fly. Fear or love, baby, don't say the answer. Actions speak louder than words. Mi raccomando. They speak louder. Tu va avanti, ok? Actions speak louder than... Quinta e ultima proposta è una serie molto attesa di Casa Rai. Infatti è appena iniziata la messa in onda su Rai 1, ma anche sulla piattaforma Rai Play, di Noi, un family drama di derivazione statunitense. Infatti il titolo originale è This Is Us, una serie, appunto, un family drama che ha appassionato negli ultimi anni molti spettatori negli Stati Uniti e nel resto del mondo. In America è stata messa in onda dalla NBC a partire dal 2016, in Italia la troviamo disponibili sulla piattaforma Prime Video del gruppo Amazon, ma anche su Sky Now, come pure in chiaro su TV 2000. La Rai ha deciso, sulla linea della riuscita progettualità Tutto può succedere, un'altra serie di successo che veniva dall'americana Parenthood, quindi forte di questo adattamento italiano di Tutto può succedere, ha provato a fare la stessa cosa con This Is Us. La casa di produzione è la medesima, la Cattleya di Riccardo Tozzi, e ha visto ridurre i 18 episodi della prima stagione di This Is Us in ben 12 episodi, quindi 6 prime serate, che sono state dirette dal regista Luca Ribuoli, lo stesso della serie 2021 legata alla biografia del calciatore Francesco Totti, Speravo di morir prima, e sceneggiata da Petraglia, che è Sandro Petraglia, è un veterano nella scrittura per il cinema e la televisione. Tra i suoi lavori non possiamo non citare La piovra e La meglio gioventù. Protagonisti di Noi sono due attori molto amati dal grande pubblico televisivo come Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Cosa ci piace e cosa riteniamo forse non del tutto riuscito? Ci piace che è un racconto familiare che mette in campo davvero ogni sfumatura, quindi nel rapporto di coppia, come anche nelle dinamiche genitori-figli, come pure nelle logiche, nelle relazioni, nella complicità che ci sono tra fratelli. La serie racconta la famiglia Peirò, che parte da Torino negli anni 80 e arriva fino ai nostri giorni. Tra i punti di forza possiamo dire certamente la bella regia di Luca Ribuoli, ma in generale la messa in scena, la scrittura di Petraglia, come pure le musiche di Andrea Farri e la bellissima canzone interpretata da Nada, Mille Stelle. Cosa riteniamo forse non del tutto riuscito? Anzitutto l'ingombrante paragone con This Is Us. Forse l'adattamento non ha scelto la finestra temporale più giusta, perché per la troppa vicinanza con la messa in onda di This Is Us, dove adesso appunto attendiamo l'ultima stagione per il 2022. Troppe somiglianze, perché dal punto di vista narrativo è vero che c'è una contestualizzazione nel paese, nell'Italia, nella Torino degli anni 80 sino ai nostri giorni, ma la linea narrativa, lo svolgimento, le logiche del racconto sono di fatto le medesime, quindi troppe somiglianze che riducono e congelano l'appeal. Inoltre bisogna dire che This Is Us è una
serie molto americana, quindi che fotografa bene il tessuto sociale americano e le sue anche dinamiche sociali. Pertanto adattarlo e contestualizzarlo all'Italia non è sempre un'operazione facile e fluida. Comunque diciamo che buona la partenza di Noi, speriamo che possa crescere nel cuore del pubblico tanto di Rai 1 quanto per sulle piattaforme, appunto su Rai Play. Finisce qui il nostro appuntamento con Schermi e Schermi. Noi come sempre vi auguriamo una buona visione e vi ricordiamo di seguire le nostre puntate tanto in chiaro appunto su Telepace quanto sul canale YouTube dell'emittente.